Benvenuti a una nuova puntata di Mantra Vibes. Oggi parleremo di un argomento che riguarda il mondo sottile, il mondo delle visioni, il mondo della nostra interiorità, ma anche della connessione con realtà diverse da quella terrestre. Siete pronti? Vi racconterò tante cose, ma prima di tutto, sigla. Ciao, sono Thea. Sono una cantante spirituale, scrittrice e yogini e ti do il benvenuto a Mantra Vibes, un rifugio di crescita personale, risveglio di coscienza e yoga spirituale. In questo podcast esploreremo le saggezze millenarie per trasformare in meglio la nostra vita quotidiana e diventare la versione migliore di noi stessi. Ti auguro buona meditazione e buon ascolto. Quando ero bambina, spesso andavo nella terra di mio nonno. Lui aveva una terra che si trovava tra le colline e in questa terra lui aveva piantato tanti alberi di ulivo ed era una terra in cui aveva anche una coltivazione di viti per l'uva e per fare il vino. Spesso mi portava con lui e mi ricordo che c'era un albero di fico che mi piaceva moltissimo. E allora io salivo su questo albero di fico, ero piccolina, e stavo lì seduta a contemplare questo terreno che lui aveva. Era in una vallata da cui si vedevano proprio tutti i paesaggi, tutte le colline, quindi era molto panoramico, suggestivo. E mi ricordo che spesso con i miei occhi di bambina, quando vedevo il sole tra le foglie, mentre ero lì sotto l'albero, il sole tra le foglie che sbucava e mi illuminava il viso, iniziavo a entrare in uno stato particolare, quasi di gioia incontenibile, solo per il fatto di essere lì, annusare la natura, la campagna e sentire il calore del sole che mi illuminava il viso e il vento, l'aria che mi dava freschezza. Tutti questi elementi insieme mi portavano a vivere le mie prime esperienze di meditazione, una meditazione ovviamente non strutturata, una meditazione non pensata, non calcolata, una meditazione spontanea, semplicemente il contatto con gli elementi, con la natura e la mia solitudine in uno stato di tranquillità, di leggerezza, di pace, mi portavano ad entrare in nuove dimensioni di me stessa. Ricordo che quando ero sotto quell'albero, per me era come un albero magico, perché tutte le volte che andavo lì sotto e vivevo queste esperienze in modo naturale, avevo anche delle visioni su quello che sarebbe stato il mio futuro, la mia vita, anche di lì a breve. Ero in uno stato di profonda contemplazione. Quella contemplazione mi faceva volare dentro l'immensità che avevo dentro di me, ma che come bambina non ne ero consapevole, ma mi ci ritrovavo. E quell'immensità, oltre a farmi stare bene, mi dava anche delle informazioni su quella che sarebbe stata la mia giornata, la mia vita, le cose quotidiane che avrei incontrato.
come delle premonizioni. Ricordo anche che mia nonna, che era la moglie di mio nonno, mi diceva anche di non avere mai paura di queste mie visioni. Mi dava molta forza, poiché lei ci era passata, anche lei aveva avuto questo tipo di dono, così come la mia bisnonna, che era la sua mamma. E quindi mi sentivo che naturalmente, in qualche modo, durante la mia esistenza, questo dono mi avrebbe accompagnata, mi avrebbe sostenuta e mi avrebbe dato qualcosa di speciale. Ognuno di noi ha degli spazi sacri in cui, quando andiamo lì, scattano dei click interiori che ci portano ad avere come una premonizione, appunto, su come saremo nella versione migliore di noi stessi, in quella frequenza più alta. E quei posti che per noi sono sacri andrebbero frequentati spesso, perché noi diventiamo molto simili alle persone che frequentiamo di più, ai luoghi che frequentiamo di più. E se ci sono dei luoghi nella nostra vita che ci permettono di manifestare anche solo interiormente uno stato più elevato di coscienza o semplicemente una visione di noi più nobilitata, più elevata, più nel nostro potere, in un potere più forte di quello in cui ci troviamo ora, beh, quei posti andrebbero frequentati spesso. Durante il corso della mia vita mi sono poi ritrovata a vivere in vari luoghi, dal sud al nord Italia e anche all'estero. E ogni volta il mio intuito mi portava a trovare uno spazio, un luogo che per me diventava il mio luogo sacro, in cui quando andavo lì riuscivo a percepire me stessa in un modo molto più forte, nobile, vero, autentico rispetto a quella che io voglio essere, a quella che io volevo essere. E già solo andare in quei posti, che possono essere sotto casa, e respirare consapevolmente quell'aria, in quello stato mentale, ci aiuta tantissimo nel manifestare queste realtà che sono dentro di noi, ma che è solo una questione di tempo perché vengano fuori. E più noi ci diamo la possibilità di viverci in quello stato profondo di connessione, di visione di noi stessi in quei luoghi che scegliamo, e più forte sarà il cambiamento, più veloce, più diretto sarà la nostra il nostro evolvere. È qualcosa di molto importante, di molto profondo quello che sto dicendo, perché nella nostra quotidianità possiamo veramente creare un piccolo paradiso fatto di nostri luoghi, nostri momenti, nostri posti, nostri gesti, nostre cerimonie personali, che contribuiscono ad alleggerire la nostra vita e a creare quella dimensione di noi stessi che riguarda noi, che riguarda la nostra interiorità nella materialità, e fare in modo che si manifestino queste qualità il prima possibile anche fuori. È inutile vivere aspettando qualcosa. È importante invece creare nel presente, con gli strumenti, con gli ingredienti che abbiamo, una situazione che permetta, anche solo interiormente, di manifestare il meglio di noi stessi. Quindi
il fico di Monte Carbone, questo è il luogo di mio nonno, è stato per me un simbolo importantissimo della mia evoluzione personale, della mia espansione. In quei momenti nessuno mi influenzava, nessuno mi alterava, no? Nessuno condizionava quello che io vedevo. Semplicemente ero con il sole, con le fronde dell'albero, con i rami, con la terra, con il paesaggio intorno a me, con l'aria. E ricordo che ogni tanto d'estate prendevo questi fichi e me li mangiavo da sola, mentre avevo tutte queste visioni e godevo. Era proprio in un momento di piacere profondo, un piacere che però non era prettamente fisico, era qualcosa di più. Questi momenti sono dei momenti che solo noi possiamo creare, solo noi possiamo sacralizzare e solo noi possiamo decidere di ripetere, capendone l'importanza. Io penso che per la nostra evoluzione personale sia molto importante creare questi spazi, ancora prima delle pratiche, ancora prima di tutti i ragionamenti anche filosofici che possiamo fare, ma creare i nostri spazi sacri o ascoltare noi stessi mentre andiamo in diversi posti e sentire: ma dove sto meglio? In quale luogo mi sento più me stessa, me stesso? E frequentare quei luoghi ci fa davvero bene. Poi ci possiamo mettere le pratiche, la meditazione, lo yoga, i mantra. Ma prima di tutto, Chakra Tirtha, il vortice del luogo sacro. In sanscrito viene chiamato così, il vortice del luogo sacro. Anche i grandi maestri spirituali, per esempio in India, scelgono un luogo che per loro ha un'energia spirituale importante, che loro sentono, con cui loro vibrano, e poi lì decidono addirittura di costruire un ashram. Questo ovviamente non è il destino di tutti noi, ma certamente ci sono dei luoghi che, quando noi ci andiamo, ci permettono di vibrare a un'ottava più alta, e magari sono luoghi, ripeto, vicino a casa, dei luoghi in cui possiamo aprirci con la mente, col cuore, e semplicemente essere, visualizzare liberi da qualunque tipo di condizionamento, la vita che vogliamo, le persone che vogliamo frequentare, i posti che vogliamo che siano la nostra quotidianità. In quei luoghi ci viene particolarmente facile visualizzare tutte queste cose. In ogni luogo in cui io ho abitato nel corso degli anni, ho sempre trovato un posto che diventava il mio Chakra Tirtha, il vortice chakra del Tirtha, del luogo sacro. E lì io mi ricaricavo, riuscivo a trovare nuova ispirazione e soprattutto visualizzavo me stessa in tutto ciò che io volevo essere, manifestare, vivere. E poi, con il suo tempo, a volte anche breve, le cose avvenivano. È molto importante dare fiducia a noi stessi quando sentiamo che un luogo, un posto, una situazione ci risuona. Vuol dire che quella situazione, quel posto ci fa bene, e più riusciamo a trovare dei momenti per frequentare quei luoghi, più aiutiamo noi stessi a elevare la nostra vibrazione. Perciò, se vicino a casa hai un fiume, hai il mare, hai la montagna,
hai una collina, hai una pista ciclabile in cui puoi andare a camminare, in cui ti senti bene. Prova a vivere quei luoghi con una nuova consapevolezza. Vai lì con l'intento di dare spazio a questo benessere interiore, semplicemente mettendoti in ascolto di quello che la tua mente, la tua energia produrranno a livello interiore quando sei in questi luoghi che ti ricaricano, che ti fanno bene. Quindi se ogni tanto cammini, ti fermi, contempli, respiri, guarda cosa ti viene dato dalla tua mente quando sei in questi luoghi speciali, che tipo di visioni, che tipo di energia, che tipo di realtà inizi a creare dentro di te, che poi si manifesteranno intorno a te. Vai in questi luoghi con una nuova consapevolezza, con la consapevolezza che sei in un luogo che per te è un chakra tirtha, il vortice del luogo sacro, il vortice positivo che ti aiuta a manifestare il meglio di te, a manifestare la vita che desideri, a manifestare ciò che ti rappresenta nella positiva accezione di te. Oggi siamo in un contesto sociale in cui siamo continuamente invasi nei nostri spazi personali, soprattutto dai social e da questa tecnologia che abbiamo intorno a noi. Questa invasione di campo, ripetuta più volte al giorno, tutti i giorni, ovviamente ci indebolisce. Perciò oggi, ancora di più del passato, è importantissimo creare questi momenti durante la giornata in cui siamo in dei luoghi che ci fanno stare bene e in cui nessuno può alterare quel nostro stato, perché noi non glielo permettiamo, non permettiamo al telefonino di invaderci anche in quei momenti. E quei momenti per noi sono ricarica pura, sono energia, sono una possibilità di liberarci da tanti condizionamenti che accumuliamo durante la giornata e riconnetterci con la nostra autenticità, con la nostra verità, con la nostra serenità, al di là degli eventi, delle forme, dei nomi, delle situazioni, che sono tutte transitorie. Alla fine tutto è transitorio. Quando siamo in questi luoghi, quando siamo vicino a una fonte di energia che ci aiuta a elevare un attimo lo sguardo, ci ricordiamo della transitorietà di tutti i fenomeni materiali. E questo lieve distacco che iniziamo ad avere rispetto alla vita intorno a noi, alle situazioni intorno a noi, ci permette di ricaricarci, ci permette di ricordarci che non sono così importanti le situazioni transitorie che viviamo. Sono da vivere pienamente, estrarre il meglio da ogni situazione, certo, ma evitare che quelle situazioni vadano a intralciare la nostra serenità interiore, perché comunque tutto è transitorio. Però quando siamo immersi nelle situazioni, quando non ci stacchiamo mai da quelle situazioni, quando non prendiamo mai un tempo per noi, quando magari facciamo fatica a meditare, facciamo fatica a vivere delle pratiche spirituali perché magari sono
lontane dalla nostra concezione di benessere, perché magari ancora non ci siamo arrivati in quel tipo di energia, possiamo sempre e comunque andare nel nostro chakra tirtha, il vortice del luogo sacro, e permetterci di bere a livello energetico una fonte che ci fa stare bene, una fonte di energia che ci fa stare bene, e osserviamo cosa succede al nostro cervello, al nostro respiro, al nostro battito cardiaco, alle visioni che noi abbiamo quando siamo in quel luogo. E cerchiamo con amore di frequentarlo appena possiamo. E anche se lo frequentiamo poco, questo luogo che ci risuona, quando lo facciamo, facciamolo con la massima presenza. A un certo punto del nostro viaggio spirituale saremo capaci di creare quel chakra tirtha, quel vortice del luogo sacro, ovunque andiamo, perché saremo noi il vortice del luogo sacro. Ovviamente però, per arrivare a questa realizzazione profonda, ci sono degli step. Se siamo inquinati da tutta una serie di situazioni che ci hanno indebolito nel corso degli anni, abbiamo bisogno di riprendere il nostro potere personale. È un gesto molto potente che possiamo fare, e trovare il nostro tempio, un tempio che non è dettato da qualcun altro. Ah, quello è il tempio, si va lì, quella è la chiesa, si va lì. Sì, ma magari per te la chiesa, il tempio che dicono gli altri, non ha nessun valore, non ti dà nessuna energia quando ci entri. Allora cosa ci vai a fare? Ispezioniamo i luoghi in cui viviamo e cerchiamo di comprendere dove sentiamo che la nostra energia viene nutrita. E quando possiamo, frequentiamo questi luoghi, perché ci aiuteranno giorno dopo giorno a entrare in quella connessione che poi ci porterà nel tempo a ritrovare la consapevolezza che siamo noi il luogo sacro, che io sono il mio luogo sacro. Ovunque io vado, genero un luogo sacro, perché io sono sacro. Una volta Sai Baba era solito dire una frase alle persone che andavano a trovarlo, e a volte qualcuno si è sentito anche provocato da questa frase, ma in realtà era una frase molto elevata che lui stava dicendo, di grande risveglio spirituale. Lui diceva: io sono Dio, tu sei Dio. La differenza fra me e te è che io ricordo di esserlo, io so di esserlo, io me lo ricordo, tu no. Ecco, cerchiamo più che possiamo di entrare in contatto con situazioni, luoghi, se è possibile anche persone che ci ricordano. Io sono un essere divino, io sono sacro, io ho in me tutte le qualità e tutte le risorse per realizzare i miei buoni desideri. Io sono un essere di luce, ho un corpo di luce colorata, attraggo e rifletto la luce. Io ero luce, io sono luce, e dopo che avrò lasciato questo corpo, io sarò luce. Namaste.
Grazie per aver ascoltato il podcast. Se ti è piaciuto, salvalo oppure condividilo con qualcuno che senti che ha bisogno di ascoltare queste parole. Se vuoi approfondire lo yoga spirituale e i mantra, seguimi su Instagram come Thea Mantra oppure vai sul mio sito www.theacrudi.com. Ho scritto libri, registrato album con i mantra che puoi anche ascoltare qui su Spotify. A presto. Om Shanti Om. Ovunque pace.